Chi ci ascolta deve sapere che questo premio Fair Play è veramente un'eccellenza ed è impressionante la galleria, la carrellata, la moltitudine di campioni di tutte le discipline che sono stati insigniti del premio, che sono venuti, diciamo, in questo piccolo comune. Non voglio mancare rispetto a Piccolo, sicuramente non è, diciamo, al centro del mondo, per onorare la parola del fair play legata alle loro gesta sportive. E anche oggi, vedendo il filmato, uno dice: ma non è possibile che anche lui, e sono tutti molto orgogliosi. Questo vuol dire, in particolare, chi è stato un grande campione, che ci tiene molto a sottolineare questo aspetto che ha caratterizzato la vita sportiva. Parlo veramente di tantissimi atleti ed atleti. Complimenti. La 21ª edizione del premio Fair Play Menarini si svolgerà a Castiglione Fiorentino dal 4 al 6 luglio. I nomi sono stati svelati e tra di loro ci sono personaggi sicuramente facilmente conosciuti, quali David Rudiscia, quale Jelena Isinbaeva, quale Niccolò Campriani, Zvonimir Boban, Fabio Pisacane, poi c'è Nicolo Orlando, Ivan Zaitsev e altri che saranno a completare questo parterre royale. Ricevere questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per me, perché è un premio molto importante. Poi la parola fair play già di per sé dice un po' tutto, quindi io credo di essere sempre stato molto corretto e una persona dal fair play, caratterizzato dal fair play, quindi non posso che esserne felice di essere riconosciuto per questo, di essere riconosciuto per i miei successi sportivi, anche se sono arrivate più sconfitte che successi, però assolutamente sono orgoglioso di questo premio.